Prosegue alla Galleria Argentica l'evento 6 libri in 3 giorni. È la volta di Michele Buda che presenta One Day in Berlin e di Roberto Salvitani con Venezia. Le fotografie del libro sono quasi tutte vicino alla linea ormai immaginaria del muro, che ormai da più di 20 anni non c'è più. E quindi ho lavorato lungo o in prossimità di quello che era una volta il confine, insomma. E perché volevo fare un lavoro che rivelasse un po' queste incongruenze fra una parte e l'altra, per vedere se esistevano ancora, se si vedevano ancora, insomma. E fatto sta che camminando molto e facendo anche qualche pezzo di metropolitana, scendendo così a caso, dovunque mi trovavo ho cercato di fare delle fotografie che poi in qualche modo sono riuscito a omogeneizzare, spero, nel lavoro, insomma. Non avevo subito intenzione di farne un libro, un progetto, ma ho preso una serie di fotografie di Berlino a mo' di appunti, per poi poterci tornare. In realtà, quando sono tornato a casa, ho visto che si poteva sviluppare anche un piccolo progetto, anche con le poche fotografie che avevo fatto, appunto fatte in un giorno, come dal titolo, no? E, insomma, un editore amico mi ha chiesto se avevo proprio un piccolo progetto per un piccolo libro, come numero di fotografie. Ho detto, guarda, ce l'ho proprio, potrebbero essere una dozzina, 10 fotografie, però non di più. E da lì, spronato dall'editore, ho confezionato il libro. Abbiamo deciso di fare, più che un libro con una tiratura normale in tipografia, ne abbiamo fatto un libro a serie limitate, infatti sono solo 49 copie, stampate con un plotter a getto d'inchiostro, come usa fare di questi tempi, e rilegato a mano. Anche la copertina è timbrata caldo a mano, tutte le copie sono firmate e numerate, insomma. È una sorta di libro d'artista da collezionismo. Ecco.